La messa sarà celebrata domenica prossima alle ore 19 per un battesimo di preghiera, per un battesimo di amicizia, per un battesimo che chiede un cammino nuovo. Nel dare la notizia, credo è anche in contemporanea con l'altro luogo dove viene data l'altra comunicazione corrispondente, volevo fare questa premessa. Niente capita per caso. Io sono convinto che noi siamo veramente dentro un grande disegno. Proprio oggi io ho iniziato, diciamo così, idealmente il mio lavoro, quel lavoro che io sento di fare. Oggi qui c'è anche Giuliana che è stata presente. Io oggi ho parlato, ho fatto un incontro a tutti gli insegnanti di religione della nostra diocesi. Una giornata piena, bella. Ho tenuto un incontro, credo, memorabile, importante, di crescita. Poteva accadere in un'altra giornata questo annunzio che viene fatto. Poteva essere fatto prima, poteva essere fatto dopo, paradossalmente viene fatto in questa giornata, quella del 25. C'è stato un precipitare di eventi, è stato detto il vescovo, tu devi dire il tuo successore, cosa che ovviamente io farò a momenti. Ripeto, la comunicazione del successore non nasce dal fatto che il vescovo mi sta spostando. Sono io che ho chiesto di iniziare un nuovo cammino. Voi mi direte, ma come? Quasi a 71 anni fatti intraprende un nuovo cammino. Io sono un lettore di Bibbia. Abramo, molto più avanti negli anni, intraprese un grandissimo cammino. Non mi considero, come dire, né importante né indispensabile, avrò modo anche in apprezzo di dire quello che penso e quello che il mio cuore mi fa dire. Io non tengo ai padroni, ce n'è uno soltanto, servire il mio padrone, servire il mio maestro con la lettera maiuscola, è il Gesù di Nazareth. Io nella mia vita ho sempre pensato che questo è il mio grande vanto. Qualcuno potrebbe dire, ma come? Eri al Ciprete e scendi dal pullman, scendi da questa carica, scendo. O meglio, non si tratta né di scendere né di salire. Dio parla. Dio chiede a ciascuno di noi che oggi faccia la propria parte. Io non chiedo niente a nessuno. Io voglio dire che io per primo voglio fare la mia parte, voglio dare il mio contributo, voglio, per usare un'espressione, tornare alle barche. Noi siamo nati nel mare di Tiberiade, dove abbiamo ascoltato la parola del Signore. Gesù disse a Pietro e a tutti gli altri, Pietro, Simone, Andrea, venite con me, vi farò pescatori. E guardate che io la barca ce l'ho, io che sono figlio di contadino, tengo caramente le mie radici contadine e dentro di me c'è una cultura che è marinaresca. Io sono e ho dentro di me questa attenzione grande di andare a prendere o a cercare i pesci. E sono di tradizione, ripeto, delle barche. Pertanto vi annuncio, colui che verrà mi dovrà sostituire, diciamo così, il nuovo arciprete. E Don Emanuele Nicuta, nato a Catania il 3 marzo del 1974, è stato ordinato presbitero in Aci Monacossi il 10, o meglio, il 4 del mese di ottobre del 2006,
Attualmente è parroco di Santa Maria la Stella in Aci Sant'Antonio, Aci Sant'Antonio, Aci Repato. Questa è la notizia. L'altra notizia, dove io andrò, io non lo so, o meglio, io so il luogo, ma non so attualmente in quale posto andrò, perché penso ancora il vescovo nemmeno lui lo sa. Però io andrò lì dove ci sono le mie seconde radici, dove io ho tirato le barche, ho gettato la rete tanti anni fa e continuerò a farlo. Chiederò ai miei amici, chiederò alla gente che bisogna tornare a pescare, a riaprire da capo un cammino. Alla gente di lingua nostra io dico, è vero, vado via, ma io non sto abbandonando nessuno. Se vado via è perché sono stato chiamato. Voi mi direte, tu sei stato chiamato a questa età? Mi permetto di dire sì, io ho sentito una chiamata. Di fronte alle chiamate si va via. So che cosa mi costa, so che cosa vuol dire, a che cosa sto andando incontro. Non sono un giovanotto, non sono un vivello, sono uno che sta con i piedi per terra, sa che è l'ultima stagione della sua vita, non sa quantificarla, ma la vita non dipende tanto dagli anni, ma dipende da tutt'altre cose. Dipende soprattutto da una passione, dipende da una scelta, da una risposta, da un atto di amore. Vorrò farlo. Credetemi, io ho dato il meglio di me stesso in questo paese. Il meglio di me stesso. Non mi sono risparmiato. Per dire una battuta, io sono venuto con 30.000 euro e ne vado con 20.000 euro. Tra parentesi, io ho preso la pensione. Sono venuto con 30.000, vado con 20.000. Nessuno mi ha dato una lira. Io non ho preso da questa comunità nemmeno una lira. Io ho sborsato, ma perché ci credo e perché amo questo popolo. Amo financo le porte, il tetto, le cose piccole e le cose grandi. Mi sono innamorato di questo paese. Per me lingua grossa è bellissima. È molto più bella del mio paese, che è Piedimonte, che amo. È bellissimo. Ma credo ci dovremmo impegnare tutti a renderla sempre più bella, amandola spassionatamente, con la forza degli ideali, amarla con l'intensità del cuore, senza limitare le forze. E intanto pregate per me, io vado sereno. Mi fa male, per certi versi, ripartire da capo. Mi viene da piangere, mi viene da dire, ma chi te lo fa fare? E invece penso, e voglio dire ai più piccoli e ai più grandi, bisogna partire, bisogna alzare le vele, andare dove il Signore vuole che sia annunciato il Regno di Dio. Siamo in un mondo molto confuso, è inutile aspettare che gli altri facciano. Io non chiedo, ripeto, niente a nessuno, io faccio la mia parte, nel mio piccolo. Chiedo a voi tutti la preghiera, l'amicizia sempre. Ripeto, vado via, ma non dimenticherò mai lingua grossa per lo stesso, anche perché a lingua grossa ho un centro, ho una parte del mio cuore, lascio una parte del mio cuore, tanti pezzi di cuore, e cercherò di essere presente con delle iniziative a carattere non solamente cittadino, perché ne vale la pena, e credo come un faro di irradiazione, ripartire sempre alla grande. È inutile che io faccia delle prediche. Aspettiamoci tutti di diventare noi la predica di me. Ancora una volta, rivolgendomi al Santo Figlio che è qui presente, insegnami tu il cammino della fede, tu che sei nato in Atene e sei andato altrove. Poi hai costruito il monastero, l'abbazia, ti è stata distrutta l'abbazia e hai continuato a costruire. Avevi iniziato facendo l'eremita e ti è stato chiesto di fare il padre di tanti amici. Concedimi, carissimo Padre, Santissimo Padre,
di fare altrettanto, di essere albero, di essere fratello, di costruire l'abbazia e se viene distrutta, di ricostruirla da capo, senza nessuna paura.